a tutti cari amici di The Abusi Game e di WorldofWrestling.it, videogiocatori ma soprattutto videogiocatrici di Campo di Battaglia 1 e di The Abusi Game e di elettori ed elettrici di The Abusi Game e di Campo di Battaglia. Qui è l'artefice Jack in compagnia dello specialista Michel, l'ermita Pepino, e vi diamo il benvenuto nella seconda missione di Battlefield 1. A dire la verità è la terza, perché la prima è quella... A dire la verità è molto il numero 5, l'abbiamo detto. Certo, perché... è il 5 perché noi l'abbiamo divisa in più parti. Seconda. La prima è andata intera. No, è andata intera. La prima è stata divisa anche quella. Sì. Gioca il 31 su Milano e farai terra. Siamo qua, non vi dico come siamo messi perché... Male, siamo messi male. Dai, cominciamo e... Amici nelle alte, ma soprattutto amiche, nelle alte sfere, combatti per la supremazia aerea come pilota volontario dei Royal Flying Corps britannici. Ma le sfere del Drago? Vi chiedo... Quando c'è il parlato e ci sono i video, non parlate. Cerchiamo di rimanere in silenzio perché ho tolto anche i sottotitoli. Perché? Perché è meglio. No, lasciali che se non si capisce. E invece capisci. Beh, allora dorme. Prima di arrivare in Europa non avevo mai visto un aereo. Vabbè. Volavano alti, seguendosi. Esegui una prova di scegli danzanti. I piloti erano circondati da un'aura romantica. Quasi fossero dei nuovi cavalieri del cielo. In realtà molti di quegli uomini coraggiosi, o forse folli, sarebbero precipitati a terra nelle maglie fumanti dei loro velivoli distrutti. Prova, volo di prova, esegui una prova di volo dal nuovo caccia Bristol F2A. Ok. Sono proprio curioso di vederti, ecco gli aerei, non ti avevo ancora visto. Voxy, Francia, primavera 17, gli alleati stanno perdendo la guerra dei cieli. Le forze aeree tedesche dominano il fronte occidentale grazie a aerei tecnologicamente più avanzati e a numerosi assi, ognuno dei quali vanta numerose vittorie. I Royal Flying Corps britannici faticano a resistere, molti piloti di rimpiazzo hanno meno di 10 ore di esperienza di volo, l'aspettativa di vita media di un pilota degli FRC è pari a 17 giorni. Nei cieli della Francia, devastata dalla guerra, volano nuovi modelli di aerei. Ogni innovazione ha un rischio, alcuni sono efficaci, altre no. Gli aviatori rischiano la vita con tecnologie dubbie, sopravvivono solo quelli che sanno adattarsi o quelli che hanno molta fortuna. Comunque Vosgi, c'era la S prima, non era Voxy. Scusa, non sono madrelingua francese. Era scritto Vosgi. Eccoti. Ah, ma proprio gli aerei quelli. Io non ho più niente da puntare. Lo vedi, idiota? L'aereo. Divertente. Oh, al diavolo, perché no? Tanto oramai ti ho in pugno. Ah, certamente. Allora, che cos'hai? Pulisci di quella bocca, Blackburn. Non doveva andare così. Però sai una cosa? L'aereo me lo prendo lo stesso. Ma che diavolo! Hai perso, ti ho battuto! Vedi, il fatto è che Rackham... quello è davvero un aereo meraviglioso e... E tu sei uno stronzo. Ti ho battuto regolarmente, maledizione! Non ti avvicinare al mio aereo, capito? Sei un bastardo! Non puoi farmi questo, io ti ho battuto! Ti ho battuto! Mi chiamo Clyde Blackburn. Gioco d'azzardo e sono un pilota. Sono George Rackham! Cazzo, sono George Rackham! Ascoltami! Non provare a toccare il mio aereo, basta! Se mi chiedeste qual è il mio peggior difetto, beh... Non sono molto onesto. Una domanda. Ha fatto legarsi. Appunto, benvenuto, erano solo loro due. Non io sono Wilson comunque. Che tu sei George Rackham? Certo, sono Rackham, sono il pilota. Quindi non è Rackham. Gli ha preso pure il posto. Gli ha preso pure il nome. Portiamo su questo gioiello. Tu sei George Rackham, figlio del quarto conte di Windsor. Esatto. Onorato di conoscerti.
Il Bristol manteneva tutte le sue aspettative. Pilotarlo era una gioia. Era una bella giornata di sole. Tutto sarebbe stato perfetto se fossi stato da solo. Io soffro mal d'aereo, io te lo dico già adesso. Lì dietro, splendida giornata per un picnic, Bene, vedi quell'aereo davanti a te, lo devi raggiungere. Sì. Senti, conosco questo posticino, francese. Potremmo trovarci un paio di ragazze. Ragazze? Ma cosa stai blaterando? Questo è un volo di prova. Devi seguire la rotta dell'aereo. Va bene, il capo sei tu, pare. Il Bristol F2A è un nuovo aereo appena entrato in servizio. Scopri che cosa è in grado di fare. Forza, dacci dentro! Resta incollato alla sua coda. C'è la montagna qua però. Segui l'aereo. Che è da questa controllo parte. Controllo della manetta con L. Ne l'abbiamo perso. Resta vicino al caccia alleato per riempire l'indicatore. Ci sono anche delle montagne da bypassare prima. Cane. È molto bello. Vola in alto. Avvicinati. No. Ehi, fai attenzione! Bene, mantieni questa distanza. Reggiti, Willy! Vediamo cosa sa fare in duello. Le armi hanno la sicura, casomai ti venisse qualche strana idea. Vedo che inizi a conoscermi, che bello. No. Un giramento di testa incredibile, ok. Il Bristol è come tutti gli altri aerei. Se riduci la velocità puoi compiere virate più strette. Riducendo la velocità dell'aereo puoi cambiare direzione più rapidamente. L'ha detto lui. Sono i dirigibili. Sì. Non lasciarlo scappare. Vediamo che altro sa fare. Non perderlo e basta. Apri la manetta e non perderlo. Ma guarda dove va. Mi sto divertendo. Dov'è? E tu ti diverti, Willy? Mi chiamo Wilson e non distrarti, guarda avanti. Da un punto di vista del gameplay, come ti sembra, facile o difficile? È abbastanza facile. Voli bene, anche se non esattamente da manuale. Lascia stare il manuale e rilassati un po'. Dove va adesso? Lascialo perdere,
Vedi quei palloni bersaglio? Proviamo le armi. Fuoco a volontà. Vedi? Non chiedo di meglio. Spara con l'arma R2. Zoom arma L2. Sì, devi essere abbastanza vicino, penso. Ricevuto. Sparare non è facile, però. Vedi quei bersagli al suolo? Sì, che li vedo. Prova a colpirli coi razzi, così ti allenerai a centrare bersagli terrestri. Triangolo, cambia arma, usa i razzi per distruggere i bersagli al suolo. Sali leggermente di quota prima di attaccare un bersaglio al suolo. Questa tecnica ti darà il tempo necessario per mirare. Ma dove li spari che là sotto? Ah, ma non è che li è sotto di fare te, i bersagli al suolo. Devi andare in alto. Devi andare in alto tu. Ma io pensavo sganciare. In alto delle e mira. Bombe. No, i razzi, mirali. Vai. Mancato. Dai, dai. Preso niente però. Lo so, l'importante era non cadere. Preso. Miralo. Devi stare in alto, però sei troppo in basso. Devi stare dall'alto, esatto. Dall'alto devi prenderli, non vali. Devi stare in alto. No, ma poi ti dicevo proprio di stare in alto per una questione tua di comodità. Sì, però. Preso. Stai su, stai su. Troppo. Devi arrivargli dall'alto. Bene, quello era l'ultimo. Meno male, perché ti era rimasto un proiettile. Perché George Rackham, figlio del quarto conte di Windsor, parla come un americano? Mi pare in fretta gli accenti. Vedrai, giusto il tempo di sistemare i trucchi e parlerò francese. Ah, certo! Sei proprio un tipo sospettoso, Wilson! Te l'ha mai detto nessuno? Comunque no, i colpi sono infiniti. C'era scritto... Era l'unico, l'ultimo del caricatore, probabilmente. Attenzione, perché adesso non si scatta più. Sono arrivati i tedeschi. Distruggi tutti i caccia nemici. Però 5 contro 1, 4 contro 1, mi sembra esagerato. Quindi tu devi sia guidare che sparare. Sì, adesso non è facile. Leggermente più difficile. Sono lì in due, uno potrebbe guidare e uno sparare. Oh, mamma mia. Non lo miri. Quindi io devo anche guidare, non è semplice. Grazie per l'aggiornamento, Wade. Devo schivare le montagne, schivare i proiettili. Devo far qualcosa. R3, visuale posteriore. Fai qualcosa, presto. Fai qualcosa. Dobbiamo cambiare arma. Liberati dagli aerei nemici. Sta precipitando, mi sono veloce. Oh, anche l'altro è il tuo. Giro giro tondo magari. Ma l'altro blu nostro non ci aiuta. L'hanno quasi distrutto l'altro. Ma questi come fanno a volare che sono in fiamme? Vabbè. Smettila di volare in linea retta. Vogliono venirci in coda.
Credo che dovresti premere anche tu L1, L1 ripara. Ma non è così danneggiato, 66? Preso. Preso, ne manca uno. A quanto pare ne manca solo uno. Cioè, guardate come si muovono. Nuovamente distruggere il caccia. Ne abbiamo uno dietro. Liberatene. Si mette male. E sparargli magari le quelle un po' più pesanti. È molto più difficile beccarlo. No, ma i missili servono per quelli a terra. Per quelli fermi. Questo qui si muove. Se ci viene contro la forza, cioè una sfida proprio. Guardate. Ah, che numeri che fanno! Ma gli contro sì, ancora aereo! Sì. Non ancora? Fai tre tutte le cose.
Fu così che scoprimmo dove i tedeschi conservavano le munizioni di metà del fronte occidentale. E le foto di Wilson avrebbero permesso di organizzare un assalto. C'era solamente un problema. Non ne sono sicuro. Avanti, andiamo! Siamo stati davvero grandi. Ci daranno delle medaglie. Non dovevamo neppure trovarci là. Quando il comandante vedrà le foto, non gli importerà. Siamo stati grandi. E lo saremo ancora. Facciamo un patto. Se facciamo questa cosa, allora devi farmi una promessa. Mi riporterai a casa, ok? Ma certo. Promettilo. Voglio la tua parola. Va bene, te lo prometto. Tu resta qui. E non combinare guai. Avanti! Quel tizio era simpatico. Anche se era un po' troppo ingenuo. Signore, potrebbero interessarvi. Per tutti i santi, il tuo pilota deve essere... un vero e proprio asso. Neanche il tempo di accorgercene ed eravamo di nuovo in volo. Dovevamo aprire la strada ai bombardieri affinché facessero saltare in aria la fortezza. Per prima cosa, dovevamo distruggere i palloni da sbarramento. Gesù! Pensa alle vedette su quei palloni! Sfortuna nera, Crocchi! Poi dovevamo occuparci dei loro autocarri di contraerea. Al nostro arrivo, l'assalto era già in pieno svolgimento. Dovevamo eliminare tutte quelle difese per poi scortare i bombardieri sul bersaglio. Al loro arrivo. Non sarebbe stato facile, ma una vittoria avrebbe potuto mutare il corso dell'intera guerra. Ovviamente Wilson non era molto contento dell'idea. Abbatti quei palloni! La tua missione è aprire un varco ai bombardieri, così che possano distruggere il forte tedesco. Però io ho ancora un'altra domanda. Il vero proprietario dell'aereo non lo rivendicherà mai più? O è ancora legato alla sedia? Bah. Distruggi i palloni nemici. Cambia arma col triangolo e distruggi gli autocarri della contraerea nemici. Allora, cari Crocchi, vi piace? Bene, uno in meno a cui pensare. Preso, ne rimangono 4. Sì, 4. Avanti, dobbiamo fare qualcosa per quei cannoni contraerei. 2. Ok, adesso mancano gli aerei. Ah no. Fortunatamente. No, adesso mi sa che abbiamo aperto il varco per i caccia. Ah, per i bombardieri. Segui la formazione dei bombardieri. Non lasciare avvicinare quei caccia. Siamo noi caccia. Tu. Proteggi la formazione dei bombardieri, sì. Quindi spara a tutti i tedeschi. Abbiamo perso un bombardiere. Se non arrivano alla di già. La missione fallirà.
diverse ondate di bombardieri attaccheranno il forte. Il tuo compito è proteggerle durante l'avvicinamento. Purtroppo non so che cos'è quel cerchio in mezzo allo schermo. Sono i nemici? No, dovrebbe essere... Dovrebbe essere la fortezza, quella là. Ah, quando diventa blu la stiamo conquistando. Peccato che è sempre solo rosso. Perché non siamo ancora entrati nella zona. Ok. Sul bilancio. Beh, vedi, adesso siamo entrati nella zona, bombardati. Okay. Ricari, riparati un po'. La fortezza resiste. Nuovo obiettivo. Attacca i caccia nemici. Gli autocarri della contraerea nemica stanno attaccando le formazioni dei bombardieri. Usa i razzi per distruggerli. Siamo pochi noi o sono tanti loro, però. Ma devi distruggere quelli a terra, Sì, infatti è quello che sto tentando di fare. Prima mi riparo un po'. Ci ho sparato in mezzo, Ce n'erano due, ho sparato in mezzo. Ok, stanno tornando i nostri, quindi adesso torniamo in aria, proteggiamolo dai caccia tedeschi, che loro stanno andando ancora alla fortezza. Il problema è che devo comunque sempre bombardare quelli a terra, perché quelli a terra mirano i nostri bombardieri. Mannaggia! Oh, è andato. Ci vogliono due colpi? Beh, sono due, giustamente. Sono due. Accidenti, c'è mancato poco. Ma come non l'ho preso? Ma non li miri, devi stare in alto a mirarli. Sono beccato di striscio. Con calma, con calma. Sì, è passato. Boh, intanto la fortezza è stata bombardata un'altra volta. Questo lo prendo. C'è andata bene. Oh merda, ci hanno preso. È quello, ci penso io. L'aereo era andato. Se ne stava col muso nel terreno, un chilometro più a ovest di dove ero finito io. Wilson, poveraccio, non se l'era cavata. Aveva avuto sfortuna. Ma io avevo problemi impellenti da risolvere. Siamo caduti in territorio nemico. Siamo bisappesi in albero. Questo non si è accorto che ha piombato uno dall'albero. Raccogli esche. Lancia un'esca per far allontanare un soldato dal tuo percorso. Thank you.
ha detto. È vero. Le uccisioni corpo a corpo attirano meno attenzione in combattimento, sono silenziose ma fanno comunque un po' di rumore. Dai, armato di badile. No, che armato di badile, rubiamo il fucile a questo, no? Ma la, se ti la detto, pistola era già tua? Le uccisioni corpo a corpo sono meglio, eh. Un badile. Se no tiri tutti, sei da solo, eh. Oppure no, ti rimane comunque il badile. Sì, sì, il badile è un'arma. Per fortuna ero abituato a muovermi senza farmi notare. Uscendo dal retro dei bar, dalle finestre delle camere da letto. Dettagli. Una volta liberatomi di quei tedeschi, mi sono incamminato verso il fronte inglese, a ovest, cercando di essere silenzioso come un gatto. Già per il fatto che racconta la storia. Le trincee e le armi tedesche, con l'aggiunta di metà della popolazione. Vuol dire che è sopravvissuto. Pronta a minare le mani. Vuol dire che è ancora vivo.